Non ricordo esattamente il momento in cui decisi di saperne di più di quelle donne e uomini scolpiti nella pietra. Ricordo più che altro che un giorno mi fermai a parlare a lungo con il loro restauratore di fiducia, che di tanto in tanto veniva a controllare lo stato del suo lavoro. Come le dicevo, avevano tutte subito gravi danneggiamenti, un po' a causa delle svariate movimentazioni del passato, un po' invece a causa di quelle più recenti. Braccia, dita, gambe, spalle, visi rotti. Erano sfregiate, consumate, sgretolate, monche, ricomposte. Buonasera, buonasera e benvenuti al primo appuntamento di Keywords, parole che aprono il presente, un dialogo tra arte e psicologia. È un nuovo format che fa parte del palinsesto digitale Pecci On e nasce dalla collaborazione del Centro Pecci con LabCom, Ricerca e Azione per il Benessere Psicosociale, uno spin-off accademico dell'Università di Firenze, e vuole proporre una serie di incontri in cui persone, ospiti provenienti dal mondo delle arti dialogheranno con ospiti provenienti dall'ambito delle scienze sociali. È un'idea che nasce dalla convinzione che messi in dialogo l'arte e la scienza, l'arte e la psicologia, possono aiutare in un momento difficile come quello che tutti stiamo vivendo a comprendere meglio alcuni dei temi che fanno parte, credo, ormai del nostro discorso quotidiano. Abbiamo scelto, proprio per individuare meglio questi temi, alcune parole chiave, da qui appunto il titolo della nostra serie, e sono parole chiave molto, molto chiare. La prima oggi è trauma. È una parola che ci è stata dettata dal fatto che domani sarà la giornata contro la violenza sulle donne. E quindi evidentemente si parla di trauma appunto in questo senso, e si parlerà poi necessariamente anche di trauma legata alla malattia, legata alla pandemia, al momento di emergenza che tutti stiamo vivendo. E oggi appunto a parlare con noi del trauma sono Virgilio Sieni, coreografo, danzatore, la cui pratica sempre si confronta con la comunità, e Teresa Bruno, psicologa, psicoterapeuta e presidentessa di Artemisia, centro antiviolenza. Ad accompagnare appunto gli ospiti in questo dialogo con me c'è Elisa Guidi, che è una psicologa, postdoctoral fellow e socia appunto di LabCom, attiva in particolare nell'ambito della violenza di genere. Il nostro incontro, come avete visto, è stato preceduto da alcune immagini, da delle sequenze di un video. Si trattava di Muse, un lavoro di Elena Mazzi, girato a Palazzo Grimani a Venezia, che mostra questi corpi feriti e curati, queste sculture restaurate, erano in frantumi e vengono rimesse insieme proprio a Palazzo Grimani. Si tratta di un lavoro che è stato prodotto nell'ambito del progetto Mascheria 19, è un progetto prodotto da In Between Art Film, una fondazione, partendo proprio dalla recrudescenza che il lockdown ha presentato rispetto al tema proprio della violenza domestica. Siamo appunto in una situazione di segregazione iperconnessa e le donne, spesso vittime di violenza, sono costrette a convivere con i loro aguzzini e ad avere anche pochissime occasioni per poter chiedere aiuto.
La serie di video che sono stati prodotti proprio per mascheria 19, che vuol dire appunto mascherina 19, partono proprio da una notizia che riguarda la Spagna. Il premier Sanchez ha lanciato questa campagna che permette alle donne appunto di lanciare una sorta di SOS segreto, quindi in tutte le farmacie il personale è allertato e sa riconoscere appunto le donne che dicono questa frase come vittime di violenza, e quindi allertano poi un procedimento di soccorso nei loro confronti. Io volevo partire proprio da questo spunto, perché è uno spunto che mi ha molto colpito, perché dà la misura proprio di questa necessità di comunicare pur non potendo parlare, no? di questo bisogno di farsi aiutare pur non potendo dire molto. E allora mi è venuto da chiedere a Teresa Bruno proprio quali sono i segnali, i codici, no? Di chi è vittima di violenza, lancia le persone intorno a sé pur non potendo parlare, o meglio, pur esercitando tante volte un enorme autocontrollo che impedisce di chiedere aiuto, no? Però probabilmente il corpo manda dei segnali. Cosa è possibile leggere nelle persone intorno a noi che ci aiuta a comprendere? Qual è la maniera di comunicare anche quando appunto farlo in modo esplicito diventa davvero molto complicato? Beh, una bella domanda, direi. Allora, per quanto riguarda l'esperienza maturata in questi 20 anni, quello che posso dire è che le donne in situazioni di violenza, che ovviamente sono donne che vivono un trauma quotidiano e cumulativo, trovano sempre il modo di chiedere aiuto. Loro stesse individuano spesso le persone che hanno orecchie per sentire. E questo è un aspetto fondamentale che non vediamo solo nelle donne, ma anche nei bambini e nelle bambine, perché spesso l'impossibilità di chiedere aiuto che noi imputiamo a chi è vittima di violenza, chi vive un trauma relazionale che di fatto poi impatta tutte le aree della sua vita e anche il modo, no, di vedersi, di vedere il mondo. Immaginiamo spesso che appunto la difficoltà a parlare stia in loro, ma spesso sta in chi ascolta, in chi può non essere in grado di ascoltare. Le vittime di violenza scelgono con chi parlare. Poi noi giustamente mettiamo in atto tutta una serie di strumenti, facilitazioni, vedi il codice spagnolo, ma detto questo vorrei che la riflessione fosse portata anche sulla nostra capacità di vedere e di ascoltare, ma ascoltare che poi non significa sentire con le orecchie, ma in qualche modo essere in grado di accogliere senza giudizio e anche senza fantasie precostruite la comunicazione, in questo caso delle donne che vivono un trauma relazionale, e comunque in ogni caso la comunicazione di chiunque viva un disagio e un trauma che è legato alla relazione con gli altri. Nella mia esperienza le persone che vivono un trauma sono in grado di comunicare. Spesso si trovano di fronte persone che non sono in grado di vederle nella loro realtà specifica, individuale, in quanto noi stessi appunto viviamo delle categorie e anche delle fantasie su chi è, su com'è una donna
che vive violenza, come un bambino, come un adolescente che vive violenza. Per cui direi un po' questo. Sicuramente c'è una difficoltà a chiedere aiuto, sicuramente c'è una grande confusione legata allo stato di coercizione, alla limitazione della libertà, al condizionamento che viene messo in atto da chi usa violenza in modo ripetuto nelle situazioni, nelle relazioni di fiducia. Detto questo, la nostra esperienza è che le donne riescono a chiedere aiuto e riescono a uscire da queste situazioni. E poi fanno i conti con quello che ha lasciato questa esperienza traumatica sul loro corpo, intendendo il corpo in senso molto, molto completo, e sulla loro capacità di pensarsi e di pensare in proprio, perché ciò che veramente impatta, ciò che distrugge una relazione che perdura nel tempo con dinamiche violente, è proprio la capacità di pensare in proprio. Che è legata ovviamente al controllo che l'altra persona esercita, perché poi la violenza fisica è solo una piccola parte della violenza, che consiste in dinamiche poi di seduzione, manipolazione, condizionamento, controllo e coercizione. Non so se ho risposto alla domanda. Direi proprio di sì. Grazie Teresa, infatti spesso le donne vittime di violenza cercano, no, di rivolgere e chiedere aiuto a quello che si può dire, insomma, la rete informale, no? Familiari, amici, colleghi. Volevo fare un po' un approfondimento con te rispetto sempre alla violenza durante il lockdown e anche fare un riferimento a quella che poi è la rete anche formale di supporto e di protezione delle vittime. Diciamo che un po' come hanno anche evidenziato i dati provenienti dai centri antiviolenza, la quarantena e la conseguente anche prescrizione di rimanere a casa ha sicuramente acutizzato delle situazioni di violenza che le donne stavano vivendo. E sicuramente il periodo di lockdown, da una parte, ha sicuramente e sfortunatamente aggravato la probabilità e il rischio per alcune donne di subire violenza, però dall'altra parte ha reso anche più evidente questo problema, no? Perché le donne stavano in casa, erano aumentati le richieste, eccetera. Quindi io volevo farti una domanda anche sulla base della tua esperienza come presidente del Centro Antiviolenza Artemisia, se questa situazione anche di essere un pochino più evidente questo problema per la società attuale ha facilitato la possibilità dei servizi di intervenire anche in termini di un maggior supporto da parte delle politiche pubbliche, no? Cioè, se questo c'è stato oppure c'è stata una difficoltà a lavorare in rete, a lavorare con un supporto anche delle autorità, proprio per l'importanza di contrastare questo fenomeno insieme, no? A vari livelli. Devo dire che rispetto alle reti territoriali, in tutto questo periodo c'è stata comunque una disponibilità, e ovviamente con le restrizioni, per cui molte cose sono state fatte da remoto, a parte le emergenze che ovviamente sono state affrontate in presenza. Noi abbiamo delle procedure e dei protocolli a livello territoriale rispetto all'attivazione delle misure di protezione nelle situazioni di emergenza. E c'è stato un grosso sforzo per continuare a esserci e la mia sensazione è stata che le donne hanno percepito questo. Una cosa importante credo sia stato
per quanto riguarda le situazioni che noi già seguivamo, l'avere utilizzato da parte delle donne il supporto in una maniera più consistente. Sono aumentate i momenti di confronto, le chiamate, cioè, e la cosa credo che sia stata fondamentale in questo periodo e che lo è tuttora, è stata quella di mantenere un contatto, una relazione. Poi un altro aspetto che, su cui non ho risposte, però su cui ho una, non so, vorrei stimolare una riflessione, è che spesso, comprensibilmente, noi ci immaginiamo i bisogni delle persone. E, per esempio, anche in questo caso, tutta l'attenzione si è volta verso l'emergenza, anche giustamente, perché ovviamente le situazioni di emergenza e di alto rischio sono quelle poi più importanti, perché possono anche esitare in situazioni molto gravi. Ma nello stesso tempo non c'è stata una adeguata attenzione a quello che invece è stato lo sforzo che le donne hanno fatto per continuare i loro percorsi di uscita e di autonomia dalla violenza in un periodo in cui è stato molto difficile, soprattutto rispetto alla possibilità della perdita di lavoro, alle risorse che diminuivano, alla disponibilità anche negli spostamenti molto minore, per cui anche la ricerca di tutta una serie di aiuti e sostegni resa un po' più difficile. Per cui, da una parte, per risponderti, devo dire che c'è stato un grosso sforzo anche a livello istituzionale. C'è stato un mantenimento dei contatti. Ci sono state le richieste, a parte una prima flessione nel periodo disorientante del primo lockdown, le donne hanno continuato a chiedere aiuto. La cosa su cui vorrei riflettere è quanto poi noi andiamo a verificare le nostre fantasie rispetto ai bisogni che immaginiamo delle persone in difficoltà, e in questo caso rispetto ai bisogni delle donne in situazioni di violenza in questo periodo così difficile per tutti. Mi piacerebbe molto fare una riflessione su questo, anche perché non ho le risposte e vorrei capire meglio. Quello che noi abbiamo cercato di fare è stato di capire nei contatti che avevamo con le donne quali potevano essere le difficoltà che loro avevano individuato e quali potevano essere i bisogni diversi che loro sentivano in quel momento. Faccio alcuni esempi, per esempio alcuni dei bisogni che loro hanno sentito in modo molto forte sono stati quelli legati, per esempio, ai bambini, rispetto alla possibilità dei bambini di seguire le lezioni da remoto. Perché noi parliamo della scuola, delle lezioni scolastiche da remoto, però molti bambini non hanno gli strumenti per poter seguire le lezioni a questo livello. Ecco, mi piacerebbe andare avanti, no, nella scoperta di quelli che sono stati i reali bisogni. Tornando al trauma, molte donne hanno detto che questa situazione è come vissuto non tanto per l'aumento delle violenze, quanto per la sensazione di limitazione della libertà e di paralisi legata al lockdown, legata all'emergenza sanitaria. Loro si sono sentite in trappola. Allora, il trauma relazionale fa sentire impotenti, bloccati, in trappola, e credo che l'elemento
importante legato a questo periodo è stato proprio l'aggravarsi di questa sensazione. E rispetto a questo, io credo, l'hanno detto le donne stesse, che il bisogno di mantenere questo contatto, questo legame, questo riprendere anche solo verbalmente una progettualità, per loro ha significato molto. Okay. Grazie, infatti stavo pensando come di solito quando c'è una crisi, quando c'è un'emergenza sanitaria, le persone che vengono colpite maggiormente sono già le persone più fragili e in questo caso le donne vittime di violenza che sono già vivono un evento traumatico, si aggiunge anche altri traumi collegati, come stavi dicendo, per esempio la perdita del lavoro che poteva essere nata da è cresciuta da questa situazione di emergenza sanitaria che ha portato per alcuni proprio la perdita del lavoro. Quindi diciamo che ritornando sul tema del trauma, emerge chiaramente come la violenza sulle donne è un evento traumatico. Sono rimasta colpita dalle parole sentirsi in trappola, impotenti, sentirsi bloccate, no? E queste sensazioni sono questi vissuti, diciamo, traumatici, sono stati aggravati proprio dalla situazione attuale. In generale, nella letteratura, diciamo, sul trauma, la letteratura scientifica ci dice che spesso il trauma alteri la fissazione del ricordo a livello cognitivo, cioè la persona, pur non ricordando gli eventi traumatici, rimane anche bloccato a quel momento storico, mentre il corpo, al contrario, a livello anche di memoria somatica, porta proprio le tracce delle ferite del trauma. Quindi vorrei fare adesso una domanda a Virgilio Sieni, no? Anche sulla base del suo lavoro di fronte agli occhi degli altri, nato nel 2012 come denuncia della tragedia di Ustica e poi successivamente riproposto anche come testimonianza di altri eventi traumatici. Mi chiedevo, secondo te, proprio sulla tua esperienza di coreografo, danzatore, come il movimento del corpo può aiutare a elaborare, a trasformare la memoria traumatica? Più ci allontaniamo dalle posture abituali e più si creano nuovi incroci, nuove influenze. La memoria traumatica evidentemente scava dentro di noi e prende radici nel momento in cui non riusciamo a trovare quelle strategie che possono iniziare un percorso, un cammino di apertura, di rinnovamento, no? Se le lasciamo andare esattamente come la gravità, se lasciamo piombare, non fa altro che sprofondare in noi e quindi non attuare tutte quelle che invece possono essere delle opportunità che ci vengono incontro. Diciamo che abbiamo un corpo, abitiamo un corpo e è molto complesso a volte rendersi conto che questo corpo immediatamente predisposto e plasticamente predisposto al mutamento, è complesso intuire che possiamo metterci in cammino per iniziare qualcosa che ha a che vedere con forme di apertura e forme anche di elaborazione del dolore. Ci viene incontro molto spesso la memoria del gesto. La memoria del gesto significa semplicemente
portare a memoria, ricordarsi alcuni umili gesti come lo spostamento di una mano, il toccarsi un ginocchio e osservare il palmo della mano, ricordarsi alcuni movimenti. Ripeto, l'importante è riuscire a dialogare con tutte quelle forme non abitudinarie che fino a quel momento ci hanno accompagnato e dunque ci hanno formato schematicamente. Sono tutte forme ovviamente anche molto utili all'essere umano, perché ci consentono di fare cose in una maniera estremamente sciolta, probabilmente non libera, ma sciolta. Ecco, quindi per praticare questo senso di, come potrei dire, di libertà, e riferendomi sempre al trauma, è necessario uno scavo, un approfondimento, mettersi in cammino, riuscire ad introdurre dei nuovi atteggiamenti, per come siamo fatti, per come agisce il cervelletto, per la necessità che abbiamo anche di elaborare ogni azione per riuscire a rendere più chiari a noi tutti quelli che sono i movimenti della complessità. Dobbiamo iniziare da delle cose estremamente anche, come potrei dire, a portata di mano, no? E quindi noi siamo in grado di iniziare un percorso molto umile con il corpo, che lega semplicemente la nostra memoria sul gesto al corpo. Ovviamente, parallelamente, tutto quello che è il rivolgersi all'altro, la capacità di osservare l'altro, di stare di fronte all'altro, riuscire a trovare delle forme di ascolto e di durata, evidentemente è un ulteriore processo importante. Faccio l'esempio oggi di un gesto canonico del saluto, che è quello di porgere questo famigerato gomito a forma di scudo antivirus, e quindi sono gesti, come si può ben capire, che vengono introdotti inizialmente in una forma quasi spontanea, a volte anche così innocentemente, e poi diventano gesti condivisi fino a farli in una forma, fino a renderli abitudinari. Dunque iniziamo ad indossare dei gesti che vanno a scatenare dentro di noi forme ovviamente anche di rigidezza. Tenete conto che una persona che, se la spingiamo a camminare curvo, gobbo, a simulare la vecchiaia, ovviamente questa persona dopo 5 minuti tutti noi andremo molto più lenti rispetto ad una postura eretta. Questo non vuol dire che abbiamo iscritte tutte una serie di tipologie di posture, ma in forma lucreziana possiamo dire che possiamo agire su tutto quello che sono le nostre abitudini, facendo un percorso appunto sulla memoria del gesto, sulla capacità di rinnovare in ogni momento lo sguardo sull'altro, sapere come porre le mani nei confronti dell'altro e quindi porsi in una condizione di attesa. Non so se si è risposto. Io stavo pensando a questo lavoro, Virgilio, di fronte agli occhi degli altri, rovescia il titolo di un libro abbastanza noto, che è quello di Susan Sontag, Davanti al dolore degli altri. Mi piace molto questo rovesciamento, perché la Sontag in questo libro, che è un libro che parla di fotografia di guerra, si chiede se la rappresentazione della violenza e del dolore ci porti a reagire o invece ci porti all'assuefazione, all'abitudine. E mi sembra molto bello questo rovesciamento che tu hai compiuto nell'intitolare il lavoro, perché anziché rappresentare la violenza, decidi di agire insieme a chi la violenza l'ha subita. E quindi mi sembra appunto uno scarto molto importante. Mi veniva in mente un altro saggio di Susan Sontag, anzi in realtà due, che ha scritto nel 78 e si chiamava Malattia come metafora. L'ha scritto quando lei stessa era malata di cancro, poi nell'89 ne scrive un altro che si chiama L'AIDS e le sue metafore. Mi veniva in mente perché si ricollegava anche a delle cose che prima diceva Teresa Bruno, quando dice che bisogna capire quali sono i reali bisogni di chi ha subito un trauma, no? E non proiettargli sopra le nostre immagini. Ecco, la Sontag parla di metafora come in realtà di qualcosa che allontana dalla realtà della malattia.
Cioè, lei descrive tutte le varie metafore con cui le grandi malattie, la tubercolosi, poi l'AIDS, adesso si direbbe il Covid, no? Vengono trattate nelle narrative sia colte che popolari, la metafora appunto della malattia come una guerra, no? Le metafore guerresche che adesso abbondano. Ecco, lei dice che queste metafore in realtà allontanano dalla possibilità di comprendere la realtà del trauma. E mi sembrava uno spunto interessante, però appunto volevo chiedere invece proprio a Teresa Bruno, anche ricollegandosi un po' a quello che diceva prima. Ecco, ma appunto la pandemia abbonda di metafore, ma la metafora secondo te aiuta a capire, può aiutare a capire? Oppure allontana appunto dalla realtà, dalla possibilità di comprendere in profondità le cose? Credo dipenda dalla metafora. E perché sai cosa mi facevi venire in mente? È interessante. Allora, la metafora come rappresentazione, diciamo, no? In fondo, forse non è proprio la metafora, comunque, quando noi diciamo aumenta le donne vulnerabili, la loro vulnerabilità aumenta, e io invece dico le donne in situazioni di violenza durante il Covid hanno aumentato la loro resistenza. La rappresentazione cambia veramente la sostanza, perché poi nella realtà, se ci pensiamo bene, se ci mettiamo a riflettere, donne in una situazione di violenza che hanno aspettato il momento più adeguato per fare una telefonata, per chiedere aiuto, per fare un colloquio telefonico, hanno dimostrato la loro resilienza, la loro forza. Dobbiamo stare molto attenti su come rappresentiamo una serie di problematiche complesse, perché per esempio se noi vediamo il Covid, cioè la pandemia, come una guerra da vincere, probabilmente non stimoliamo una riflessione su tutto ciò che può significare questo cambiamento nella nostra vita. Mi rifaccio un po' anche quello che diceva prima Virgilio, per cui questa attenzione, direi più curiosa, priva di precostrutti, in cui io osservo, per cui ho la possibilità di vedere altri aspetti. Se io invece ingaggio una battaglia, cioè le donne devono denunciare, le donne devono fare quello, dobbiamo combattere il Covid, certo che lo dobbiamo combattere, certo che le donne devono uscire da quelle situazioni, ma se me lo rappresento in questo modo, è come se perdessi quella capacità di capire meglio. Io credo che durante il Covid le donne siano state più forti. Questo non è in contraddizione con un aumento della loro vulnerabilità, perché in qualche modo ristrette in una condizione in cui potevano fare meno scelte, diciamo. Credo sia molto importante lasciarci la possibilità di capire meglio, per cui di avere un pensiero più complesso rispetto alle situazioni. Beh, io ho risposto, Cristiana. Non lo so perché. Sempre in modo molto parte con le sue. Ma no, invece è sempre molto puntuale. E stavo pensando appunto a Susan Sontag nel libro, per esempio, cita il modo in cui La montagna incantata di Thomas Mann abbia in qualche modo creato una cornice intorno alla tubercolosi, no? una, anche un'aura di in qualche modo decadenza romantica, che ha però come bloccato la possibilità
di interpretazioni molteplici, quindi di comprensione, perché la complessità, come stavi dicendo tu, no, è sempre la chiave per arrivare a una comprensione profonda, una comprensione bidimensionale delle cose non ci aiuta mai a capirle veramente. Quindi mi chiedevo, Virgilio, secondo te, per esempio, le metafore potenti dell'arte, perché l'arte è in grado, no, di figurare le cose in una maniera spesso imprevedibile e comunque molto spesso estremamente potente, possono essere utili, per esempio, a comprendere il trauma? Allora, ovviamente il gesto, io sono abituato, come dire, ad abitare, no? Ad abitare le cose che osservo attraverso il corpo, attraverso il gesto, quindi esiste questa trasmigrazione che dallo sguardo agisce attraverso il corpo, attraverso i gesti, ma si potrebbe dire che ambedue partecipiamo, sia l'opera che io che la osservo, siamo coinvolti in uno spazio che ci comprende, lo spazio stesso che ci comprende diventa un po' l'elemento sorgivo di quello che è, no? La dimensione del dialogo tra me e l'opera. Sicuramente osservando, percependo e essere e incarnarsi nell'opera significa principalmente assumere nuove posture, assumere nuovi gesti. E ovviamente l'opera sempre introduce dentro di noi un qualcosa, nei casi migliori, introduce dentro di noi un qualcosa che prima non era presente o non era presente del tutto, e quindi introduce dentro di noi delle nuove posture, dei nuovi movimenti, fa colare dentro il corpo sempre qualcosa che ha a che fare con una dimensione organica, no? Del nostro essere bipedi. E non si tratta solo di uno spostamento, come potrei dire, fisiologico, evidentemente. Ovviamente se noi abbiamo gli organi messi in quelle precise posizioni, disposti su questi piani orizzontali dal suolo all'aria e viceversa, è perché ovviamente ci siamo formati attraverso un incrocio infinito di emozioni e di strategie per elaborare queste emozioni. E tutto questo ci ha formato come esseri umani, e dunque anche ciò che ci ha formato come esseri umani, e dunque ci ha anche portato a essere un organismo che in una maniera molto strategicamente positiva ci permette anche di abituarci e di schematizzare facilmente le cose, no? Dunque anche l'osservazione, la giusta un'osservazione che richiede ovviamente un'osservazione attuata attraverso una forma di tattilità, quindi un'osservazione che ci pone di fronte ad uno spazio e dobbiamo immediatamente assumere una dimensione di accoglienza, una dimensione di inclusione. E tutto questo è un modo di incarnarci che ci comprende tutti. L'opera, nella mia esperienza, ultimamente mi sono divertito proprio nel vero senso della parola, ho giocato con alcune opere del 4 e del 500, e La Pietà del Bellini, l'Annunziata dell'Antonello da Messina, quindi mi riferisco ad opere non contemporanee, ma comunque opere che hanno a che fare con tutta una raffigurazione estremamente legata ad una dimensione profonda della misura. Ecco, semplicemente anche avvicinarsi con lo sguardo a quelle opere significa introdurre nel nostro corpo gesti
che non ci appartengono, gesti che osserviamo e nel solo tratto che noi applichiamo per avvicinarsi a loro e quindi troviamo in noi un'origine per avvicinarci a quei gesti, ecco questo tratto qui, l'origine del mio gesto che si avvicina verso il gesto dell'altro, è già un percorso, è già un tragitto estremamente sorgivo e illuminante per l'essere umano. In quel momento tante cose stanno avvenendo e dunque non è più una metafora, ma è un accadimento, è un avvento che può essere estremamente non solo positivo ma formativo, ecco. Infatti io pensavo proprio al confronto che avevi fatto a Bergamo proprio con le opere di Antonello e di Bellini, perché il tuo lavoro l'hai portato a Bergamo pochi mesi fa, no? Quando proprio subito dopo la fine della prima emergenza, quindi anche in un contesto fortemente traumatizzato, appunto. Virgilio, quello che un po' hai detto adesso, no, del tuo metodo osservativo dell'opera, no, che viene attuata attraverso il corpo, attraverso il gesto, attraverso il tatto, mi ha fatto venire in mente una riflessione proprio in relazione al periodo attuale di distanziamento forzato, nel senso che in questa situazione pandemica sia il tatto sia il contatto ci sono stati inibiti, e anche la gestualità, ma anche il nostro essere nello spazio, la possibilità di muoversi è fortemente ridotta. Quindi possiamo affidarci per entrare in relazione, per stare in contatto tra di noi, come adesso, attraverso le nostre parole e le immagini. Però in realtà il tatto è tra i nostri sensi forse uno dei modi più ancestrali, no? Per entrare in relazione con l'altro. Mi viene in mente al periodo dell'infanzia, e anche che il gesto precede, no, la parola. Quindi vorrei chiederti, in quanto coreografo, danzatore, eccetera, come possiamo vivere, cioè purtroppo mi verrebbe a dire sopravvivere, perdendo una parte importante di noi, ovvero il nostro tatto, il nostro contatto, il gesto, proprio a causa del Covid-19, di questa situazione attuale. Sì, sì, certo. Stiamo vivendo ovviamente una rivoluzione, un cambiamento totale del mondo, e questo soprattutto sta agendo su di noi in forme anche inconsce. I milioni di piccoli atteggiamenti che assumiamo quotidianamente in risposta al distanziamento forzato sono ovviamente tutti, sono nuove forme che lentamente ci stanno, come dire, formando dal di dentro. In ogni istante della quotidianità si può osservare, si può vivere tutta una serie di posture che vanno ad accompagnare ormai la giornata. Nel momento in cui ti incroci con una persona, anche se mantieni la tua traiettoria, comunque, ma si è già introdotto questo piccolo momento di sfasamento in cui sopraggiunge un pensiero, sopraggiunge l'idea di fare distanza, il gesto di mettersi la mascherina, insomma, stanno entrando dentro di noi tutta una serie di gesti che si stanno proprio strutturando. Ora, tutto questo evidentemente è estremamente, estremamente pericoloso, perché come giustamente avevi detto, e come ne sono convinto, noi ci siamo formati attraverso tutta quella che è la nostra capacità legata al tatto, le forme gentili del tatto, ma non solo il tatto, la mano che tocca, non è solo la mano che tocca, è il modo a volte di stare nella prossimità dell'altro, il modo di avvicinarsi all'altro, il modo di simulare l'altro andandogli incontro e toccandogli una spalla o toccandogli tutto quello che è il sistema, ovviamente un sistema divino di come è stato fatto il corpo dal cranio a
a tutta la dimensione che scende lungo la schiena, trapezio, le spalle e così via. Quindi abbiamo a che fare adesso con tantissime mancanze. Ora, tutto questo si riflette anche nel nostro modo di abitare lo spazio e come lo spazio sta reagendo a tutte queste nuove nostre posture, il modo in cui attraversiamo la strada, in cui ci avviciniamo alle persone o comunque teniamo d'occhio tutto quello che è un contesto ambientale. Bisogna attuare immediatamente delle forme, come potrei dire, che tendono non tanto ad equilibrare quanto ad introdurre dentro un qualcosa che ci mantiene viva ancora questa tattilità. È un elemento forte del polpastrello, della tattilità e tutto quello che potrebbe essere un concetto di spazio tattile che ci comprende. Come farlo evidentemente non è così semplice, ma è una complessità molto intrigante. Tutti noi abbiamo le mani, abbiamo le braccia, non tutti, comunque fin quando c'è movimento siamo in grado comunque di dislocarci in uno spazio secondo una motilità. Quindi in questo momento dobbiamo praticare proprio gesti di apertura, assolutamente gesti di apertura, tutto quello che è una dimensione più che porgere il gomito, bisognerebbe aprire e quindi ripararci da un qualcosa che ci viene incontro pericolosamente, bisognerebbe aprire il palmo della mano, bisognerebbe riuscire veramente a fare movimenti di apertura di modo che i nostri organi continuino a respirare secondo una dimensione legata che mette in contatto in maniera equilibrata il suolo con l'aria. Quindi in ogni tratto della nostra vita possiamo iniziare ad elaborare tutto quello che è una dimensione che purtroppo sta diventando sempre più opprimente, si sta sempre più ovviamente, sta creando sempre più quelle rigidezze che ovviamente anche lo stesso modo anche di comunicare, di equilibrare, riuscire ad equilibrare dunque anche tutta quella che è la dimensione dell'online con la dimensione di uno spazio tattile. Si può fare, quindi bisogna metterci immediatamente in opera da questo punto di vista, ecco. Sai che sarebbe molto bello proporgli dei nuovi gesti, secondo me, perché non so chi è che abbia inventato questo gesto così aguzzo, puntuto del gomito, no? Che in realtà, oltre ad essere orribile, appunto, dà proprio un'impressione di offesa verso l'altro più che sì. Di incontro. Sarebbe bellissimo fare proprio proporre una nuova serie di gesti. Non solo, il gesto poi si accompagna sempre ad un'espressione, come vedi, appaiono questi volti, queste espressioni un po' a volte ridicole, per cui c'è questo gesto che vuol salutare l'altro e questa espressione che ancora non ha trovato una sintonia con il gesto, ma ripeto, siamo, per fortuna il corpo ci viene incontro anche perché è estremamente economico, per fortuna ancora è gratis, almeno quello, e quindi riuscire a trovare tutte quelle strategie, ripeto, umili, semplici, che possono anche essere espresse attraverso una complessità, ma subito da attuare, ripeto, perché io sto parlando soprattutto del movimento inteso come danza, dunque la complessità di un gesto che si lega all'altro secondo delle sequenze minime da memorizzare. Non sto parlando assolutamente, non ci sbagliamo, del movimento ripetitivo, no? Lo stesso movimento, la corsa, oppure semplicemente l'esercizio ginnico, no? Tutto quello lì invece crea nuovamente un'immediata schematizzazione. Io sto parlando del movimento che riesce a creare attraverso la memoria sequenze complesse e ovviamente fa incontrare a livello neurale tutte autostrade e sinapsi varie, ecco. Ho visto tra le altre cose che c'è una domanda dal pubblico che è un po' in linea con quanto stava dicendo ora Virgilio. Moira dice che è rimasta colpita più che altro dall'idea di prendere consapevolezza del gesto quotidiano che è automatico, ci semplifica ma non ci rende liberi. Inserire nuovi gesti può aiutare anche a superare alcuni stereotipi? Rispondo io, immagino.
Mi sembra che è stata stimolata dalla sua precedente affermazione, no? Dei gesti quotidiani, gesti che poi vanno in automatico, ma non sempre sono positivi, ecco, perché non ci rendono liberi. Beh, il gesto ovviamente ci muta completamente, entra nella nostra plasticità, per cui ora riuscire a mutare gli stereotipi bisogna veramente praticare con continuità. E quindi certo, il gesto ha questa potenza e ovviamente dobbiamo accoglierlo nella sua novità e quotidianamente ci renderemo conto che, piano, che inizia a lavorare in una forma estremamente, estremamente profonda. Lo stesso gesto ripetuto all'interno di sequenze assume sempre sembianze diverse, né? Quindi sta qui anche perché noi cambiamo di giorno in giorno, di momento in momento. Quindi se riusciamo a cogliere questo momento, questo cambiamento, evidentemente riusciamo ad introdurre dentro di noi, non come intruso, ma come partecipatore forte, un gesto che sicuramente ci cola e ci cambia, ecco. Senti, la pandemia ci porta al passaggio dal trauma personale al trauma collettivo. E mi chiedevo proprio in relazione al tuo lavoro, come avvenga questo passaggio dal singolo al gruppo, perché immagino che il lavoro del coreografo non sia spesso proprio questo, la capacità di orchestrare le espressioni dei singoli e fare in modo che la propria direzione non diventi qualcosa di costrittivo, ma anzi, no, aiuti ad esprimere. Quindi mi chiedevo, proprio partendo dal tuo lavoro, qual è questo, come avviene questo passaggio dall'espressione del singolo all'espressione collettiva? Beh, per come intendo la danza, ora mi riferisco soprattutto alle esperienze che da più di 15 anni faccio con gli abitanti, con i cittadini, e comunque quelle persone che non hanno niente a che vedere, diciamo, con il professionista. E, ovviamente tutto quello che ho detto fino adesso si attua soprattutto se è condiviso con gli altri. L'altro diventa sempre una forma di una forma ovviamente legata a una condivisione forte che ci porta a praticare insieme tutte delle strade di condivisione, appunto, che danno fiducia, che ci liberano da alcuni fardelli che vengono distribuiti in una dimensione di energie che il gruppo riesce ad accogliere. Intendo dire che costruendo insieme delle azioni coreografiche, dunque riuscendo a portare a memoria tutta una serie di riferimenti, e quando parlo di riferimenti ovviamente anche le persone comuni riescono a trarre origine del proprio gesto dall'osservazione di un altro, quando inizia tutta questa rete di confronti, verifiche e origini, evidentemente nasce quello che è un, no, un atlante di condivisioni e di energie che si rigenerano. Tutto questo ovviamente per fare questo ci vuole condivisione, ci vuole comunità, ci vuole appunto ci vuole l'altro, per cui sia chiaro, quando una persona c'è sempre questa dimensione flessibile di esattamente come il respiro, esattamente come l'aria, il suolo, la dimensione flessibile che dall'individuo si passa al collettivo, dal mio corpo si passa sempre al corpo dell'altro e all'ambiente che ci comprende. Quindi c'è sempre un momento, quando portiamo avanti un gesto, lo memorizziamo, c'è sempre un momento in cui entriamo in noi, ma bisogna abituarsi che questo entrare in noi per memorizzare è sempre riportato nell'altro. Se il mio gesto lo faccio perché lo origino, perché l'altro ha avuto, perché ho un riferimento sul gesto dell'altro, ovviamente tutto questo nasce in una forma organica. Dunque il mio gesto si deve sempre generare dall'osservazione dell'altro, ma l'altro può essere anche una pianta, sia chiaro, può essere anche tutto quello che ci sta intorno, può essere anche una chioma, può essere anche una fronda, riuscire sempre a rivolgersi a qualcosa fuori da noi come elemento anche legato a processi mnemonici. Grazie, io avrei un'ultima domanda per Teresa, poi mi piacerebbe
davvero lasciare spazio alle domande di chi ci sta seguendo, le potete fare appunto sulle chat e le riportiamo poi in diretta. Terasa, io volevo partire proprio dalle parole, no? Che mi pare siano state un filo conduttore rispetto a tutta la nostra conversazione, a partire dal titolo di questa serie di incontri, appunto, che è Parole Chiave, ma poi abbiamo parlato appunto di linguaggio, di narrative, di modi di interpretare e di raccontare il trauma. Ecco, mi chiedevo l'importanza delle parole. Le parole, nel caso, per tornare appunto alla violenza nei confronti delle donne, sono molto importanti perché possono aiutare appunto a proteggere, informando, creando empatia, però possono anche invece esporre a rischio, perché se si disinforma, se si sminuisce, se si nega, questo crea un pericolo, no? O comunque può mettere su una strada sbagliata. Ecco, mi chiedevo, quanto è cambiato e quanto ancora deve cambiare nelle parole che si rivolgono a chi è vittima di violenza? Su questo abbiamo un po' di strada da fare. Nella nostra cultura, a volte anche inconsapevolmente, c'è un modo di parlare della violenza che comunque continua a responsabilizzare chi la subisce. Vi faccio degli esempi molto banali. Le baby squillo, ragazzine adolescenti che appunto avevano avuto rapporti con uomini di mezza età. Allora, ovviamente le ragazzine hanno in qualche modo si sono esposte, no? Ma la responsabilità di chi è? Ovviamente di un uomo di 50 anni che sa benissimo che sta sfruttando una minorenne rispetto alle sue fragilità. Lo stesso rispetto alle donne che sono in relazioni affettive dove c'è maltrattamento. Quello che viene spesso detto è dovete denunciare. Anche qui c'è una sorta di responsabilizzazione rispetto al fatto che se la donna non parla o non denuncia in qualche modo, poi alla fine, se succede qualcosa, la responsabilità è sua. Potrei fare mille di questi esempi. Ecco, l'attenzione. Cioè, le persone che vivono un trauma sono persone che hanno resistito in condizioni relazionali impossibili. Meritano rispetto e nello stesso tempo sono molto sensibili a ciò che passa attraverso non solo le parole, ma ciò che passa molto con le parole, che non sono solo le parole all'interno delle relazioni con la rete, diciamo, primaria, familiare, amicale, eccetera, ma anche attraverso quelle che sono le parole istituzionali. Non so, ci sono stati degli spot per invitare le donne a uscire dalle situazioni di violenza, a farsi aiutare, che sono stati, secondo me, molto offensivi nei confronti delle donne. Anche il fatto di mostrare sempre questi volti tumefatti che fa sì che le donne in queste situazioni pensino: allora, se io non ho, se non subisco violenze fisiche, non ho il diritto in qualche modo di chiedere aiuto. In questo la Regione Toscana tempo fa ha fatto questo volantino dove c'era una donna
tranquilla come tutte le altre, senza lividi, senza bretellina abbassata, dove diceva che la violenza appunto non si vede ma si sente, e credo che questo sia importante, perché anche questo livello di stigmatizzazione, no? Vulnerabili devono denunciare, devono chiedere aiuto, senza mettere in luce invece quelli che sono gli aspetti di forza, quelli che sono gli aspetti anche di riflessione. Cioè, una donna prima di affrontare un cambiamento, per esempio, vuole avere la percezione di un orizzonte futuro percorribile. Ho 3 figli, non ho un lavoro, mi allontano dalla situazione di violenza. Ecco, allora, quello che hai detto sulle parole è una cosa fondamentale, perché come noi definiamo le cose crea la realtà. E possiamo vedere da cose molto eclatanti, tipo come parliamo per esempio della violenza sessuale sulle donne, o come all'interno dei tribunali vengono usati certi tipi di domande o di parole, e questo è estremamente evidente, o come noi parliamo ai bambini che hanno assistito alle violenze, senza tenere conto di ciò che hanno vissuto e dei sentimenti che hanno provato, dello stato di confusione. Dobbiamo riflettere molto sulle parole che usiamo e anche su come noi incaselliamo certe situazioni. Per cui la tua domanda, direi, è una domanda meravigliosa. Abbiamo domande dal nostro pubblico? Mi pare non ne arrivino. No. Ci sono apprezzamenti, sono molto felice, insomma, per il nostro dialogo. Elisa, vuoi chiudere allora il nostro incontro? Ringrazio Virgilio, Teresa, per questa interessante conversazione, spero che anche per voi sia stata arricchente quanto è stata per me. Arriva un'ultima richiesta di approfondimento dal pubblico, se ci abbiamo un minuto. Vedo le competenze psicologiche senz'altro utili negli interventi individuali, come possono riuscire ad incidere anche a livello più vasto, culturale e sociale? Scusate, volevo chiudere, però questa domanda forse si collegava bene sulle parole e Patrizia, sì. Beh, io credo che abbiano un grosso peso poi queste competenze. In che senso? Nel senso della capacità di dare senso, proprio di dare senso da una parte al vissuto delle persone che sono in queste situazioni di difficoltà, dall'altra anche far comprendere a livello di comunità quanto sia importante il sostegno della comunità e la comprensione da parte della comunità. Le ricerche ci dicono che il primo fattore di guarigione per le vittime di traumi, soprattutto di traumi interpersonali, è la risposta della comunità. Pensate, non è la psicoterapia, non è nulla, è come la comunità risponde. E in effetti una comunità che supporta, che ha un livello di comprensione complessa anche delle difficoltà, del vissuto e della forza di chi è vittima di violenza, aiuta e dà fiducia, perché ciò che nelle situazioni di violenza interpersonale noi perdiamo è la fiducia in noi stesse e negli altri. Per cui
la domanda di Patrizia è una domanda che apre un altro scenario di riflessione molto importante, importantissimo. E proprio fiducia sarà una delle nostre parole chiave dei prossimi incontri, dell'ultimo previsto prima delle feste di Natale. Il prossimo invece sarà sul limite. Oggi tutti soffriamo dei molti limiti che ci sono stati posti, alcuni più, altri meno. Io in questo momento mi trovo a Roma, siamo in zona gialla, la Toscana però, che è il luogo dove lavoro, è zona rossa, quindi il limite è un tema importante. Quindi invito tutti voi a seguire il dialogo su questo tema il 10 di dicembre e voglio veramente ringraziare di cuore Virgilio Siani e Teresa Bruno ed Elisa per questa interessantissima per me serata. Grazie a voi e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Grazie. Grazie a tutti, a presto. Grazie, arrivederci. Arrivederci.